Sembra che alcuni animali siano fin troppo grandi per essere di una certa specie. Oggi andremo proprio a vedere questi bestioni che forse nemmeno si rendono conto di essere molto molto diversi. Insomma, ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova incredibile classifica, piena di animali fuori dal comune. Prima di cominciare vi ricordo che se volete risparmiare qualcosina ogni giorno sui vari siti online, allora dovete assolutamente iscrivervi al mio canale Telegram di sconti ufficiale. Ovviamente partiamo seduraiati. Sneakers. Non è il nome di un nuovo modello di scarpe, bensì di una mucca che non è stata accettata da nessun macello. Perfino alcune grandi aziende si sono rifiutate di ucciderla per la carne. Quindi alla fine è diventata un animale da compagnia. Si trova in Australia e il suo nuovo padrone la ama con tutto il cuore, al contrario degli altri che non credevano nelle sue capacità. Si fa notare subito in mezzo alle altre compagne, essendo alta quasi 2 metri e con 1,5 tonnellate di peso. Fa parte della specie delle frisone, originarie dell'Olanda del Nord. Mangia e beve tantissimo. Non sono state date statistiche precise, ma la mucca più grande del mondo molti anni fa riusciva a consumare 300 litri d'acqua al giorno e ben 45 kg di fieno. Quindi siamo sempre su qualcosa del genere. Parte del motivo per cui secondo i ricercatori Sneakers è così grande è perché non è stata uccisa quando era il momento. Prima di andare al macello la prima volta sembra il suo padrone abbia tardato quasi un anno. Infatti ci sono età precise in cui se proprio necessario bisognerebbe portarle in questi posti. Se non si rispettano i tempi alcune crescono a dismisura e non entrano più da nessuna parte. Ovviamente quella di Sneakers è una cosa rarissima e molto dipende dalla sua struttura anche genetica. Ad oggi vive insieme alle altre mucche in una zona enorme piena di erba da mangiare e cacca da espellere, credo. Il lavoro di Sneakers è quello di gestire le sue compagne e lo fa con grande stile. Il padrone è molto soddisfatto perché è veramente gentile e affettuosa. E svolge i suoi compiti senza problemi. Cavolo, immaginate ritrovarvi questa bestiona davanti mentre camminate. Infatti molti turisti ogni anno vengono a visitare il posto per potersi scattare una foto. Chissà se ci sono pure dei gadget e delle magliette. Tigre. Almeno una volta nella vita di sicuro vi sarà capitato di pensare: ma se facessi accoppiare una tigre e un leone? Ed è diventata una cosa davvero reale. Eccovi il gigantesco tigre. Padre leone e madre tigre. Queste due specie raramente vanno d'accordo, anzi cercano di evitarsi il più possibile, ma ci sono pochi posti al mondo dove a volte vivono in armonia. Per esempio nella foresta di Gir in India. Alcuni maschi della specie possono arrivare a 3 metri e mezzo di lunghezza, con ben 400 kg di peso. Questo rende il tigre il più grande felino alla pari con la tigre dai denti a sciabola, vissuta fino a 10.000 anni fa e ormai estinta. Comunque non finisce qua. Pensate che un ligre femmina si è accoppiato con un leone, dando alla luce per la prima volta nel 2012 a una liligre. Cavolo, Tigerception. Se siete curiosi di vederne uno, comunque in Italia ne abbiamo tre al Bioparco Faunistico d'Abruzzo. Quello più grande del mondo in assoluto, Hercules, è ospitato al Myrtle Beach Safari, nella Carolina del Sud, con ben 333 cm di lunghezza, 124 cm di altezza e 418 kg di peso. Ma è un tenerone che ama comunicare con i suoi padroni. L'urce. Parliamo adesso di cornoni. No, tranquilli, niente tradimenti inaspettati. Abbiamo invece le corna più grosse del mondo, non le più lunghe che appartengono a un altro animale. Eccovi quindi l'urce, un manzo watusi africano che vive nel rifugio Rocky Ridge a Little Rock, in Arkansas. Sicuramente non passa inosservato e chissà che mal di testa aveva a girare con ste cose. È entrato nel libro dei Guinness dei primati come l'animale dalla circonferenza di corna più grande al mondo. Misuravano 96,52 cm con una lunghezza totale maggiore di 2 metri e 5. Era una vera e propria attrazione turistica e tantissimi volevano farsi almeno una foto con l'urce. Questo per via dell'incredibile gentilezza. Appena vedeva qualcuno si avvicinava e cominciava ad abbracciarlo o leccarlo. Oddio, abbracciarlo è un po' estremo, ma qualche leccata gliela dava. Sono proprio gli animali più grandi quelli più gentili. Sfortunatamente a soli 15 anni era morto per via di un tumore proprio alla base delle corna. I padroni che l'hanno cresciuto hanno detto di averlo visto spesso in difficoltà nella vita. Sin da piccolo muovere la testa era un vero inferno, specialmente quando la inclinava. Con il tempo ha imparato a fare movimenti più lenti e meno rischiosi, ma al contrario degli altri suoi amici ha dovuto prendere medicinali di ogni genere per continuare a vivere. Alla fine non ce l'aveva più fatta. Superverme. Passiamo ora alla parte disgustosa della classifica. Non possiamo solo parlare di teneroni giganti o no. Eccovi il superverme nero gigante.
Una specie praticamente nuova che ha dato nuovi incubi a tutti i bambini e diciamo pure adulti del mondo e nuovi spunti di riflessione per i ricercatori, che hanno capito quanto davvero possa essere grande l'oceano e quante cose ci siano ancora da scoprire. Può essere lungo fino a 1,5 metri con un diametro che può raggiungere i 6 centimetri. Per adesso sembra viva in acque filippine, ci sarebbe in realtà un altro verme più lungo, ma questo in particolare è molto interessante perché oltre alla lunghezza possiede anche un bel diametro. Forse esiste addirittura da 200 anni o così sembrerebbe da alcuni resti fossili ritrovati di esemplari morti da tempo. Non mangia molto, infatti il suo apparato digestivo è piccolo, ha un altro modo per nutrirsi. Ospita molti parassiti sul suo corpo e in cambio riceve tutto ciò di cui necessita per muoversi e rimanere in vita così da spaventare altri turisti ignari nelle Filippine. Hulk. Sicuramente in tanti conoscerete o avrete comunque visto delle immagini di Hulk, non il tizio verde arrabbiato dei fumetti, bensì questo cagnolone tenerissimo. Lui e i suoi figli valgono $500.000, con quasi 80 kg di peso e di proprietà di Marlon e Lisa Grennan, fondatori della Dark Dynasty K9S, un centro dove vengono addestrati i cani da guardia e accoppiate le razze migliori. Insomma, se non vi sentite al sicuro in questo mondo, potete rivolgervi a questo tipo di centri di addestramento. Il suo, in particolar modo, è diventato famoso proprio grazie a Hulk. Al contrario di quello che può sembrare, non è affatto un animale violento e pericoloso. È il pitbull più grande che esista, è stato addestrato da Marlon sin dalla nascita. Senza mai l'utilizzo della violenza, ma solo amore e rispetto. Quando necessario lo sgridava e altre volte lo premiava. I cani sono animali davvero sensibili, più di quello che si possa pensare. E Hulk è stato molto suscettibile da piccolo. Però crescendo è riuscito a superare le sue insicurezze. E i suoi cuccioli valgono più di $55.000 l'uno. E molti sono stati già comprati. Vivono in una prateria liberamente. Per Marlon la libertà infatti è ciò che davvero aiuta a crescere un animale domestico. In pubblico indossa sempre collare e se necessario anche museruola, ma in casa interagisce pure con i bambini più piccoli. Tarantola Golia. Se non siete proprio degli amanti di ragni, allora consiglio caldamente di saltare questa parte, ma vi perdereste delle belle cose, eh? In fondo i ragni non possono attaccarvi dallo schermo, o no? Cavolo, forse è meglio se mettete like prima che arrivi la notte questa tarantola Golia sotto il letto a guardarvi storto. Secondo i dati arriva a pesare fino a 170 grammi, il maschio arriva poi a misurare a 20 cm, mentre la femmina è un po' più grande con 30 cm e 180 grammi di peso. Solo alla nascita misurano 2 cm. Magari a voce possono sembrare dati semplici e stupidi, ma a vista procurano infarti sicuri. Si nutre di invertebrati e insetti come grilli, scarafaggi e ragni più piccoli, quindi sarebbero pure cannibali? Anzi, ragnibali? Vive principalmente nella foresta amazzonica, nelle zone del Suriname, Venezuela, Guyana francese e Brasile. In quest'ultimo posto è una vera e propria piaga. Visto che vive a terra al contrario di altri, è facile pestarlo nelle foreste, nonostante le dimensioni. E quando si spaventa produce un suono alquanto terribile, insieme a un veleno che per fortuna non è mortale per noi. Si consiglia cautela quando ci si ha a che fare ed è consigliato anche non toccarlo o sollevarlo. La cosa più tragica è che può deporre fino a 200 uova. Quindi se ne vedete uno scappate e chiamate boh un orso per affrontarlo. Per concludere, la cosa invece più strana è che alcuni lo tengono come animaletto domestico. Bisogna avere un terrario davvero grosso e tanto coraggio, a mio parere. Mi chiedo chi abbia una tarantola in casa. Anzi, una tarantola Golia. Le altre sono anche carine, dopo tutto, dai. Rana Golia. Avrete sicuramente capito che qualunque animale abbia la parola Golia nel nome risulta essere davvero, davvero grande. E questa rana non fa eccezione. Abbiamo ora una delle mie più grandi paure. Può superare i 30 cm di lunghezza e i 3 kg di peso. Diffuso nei paesi africani di Camerun e Guinea Equatoriale, è docile e innocuo, ma l'alimentazione è molto varia. Alcune di queste rane sono vegetariane, altre invece prediligono la carne, come altre rane piccole, cuccioli di tartarughe o addirittura pipistrelli. Ovviamente nei paesi in cui è presente è considerato semplicemente cibo. Quindi è cacciato giorno e notte per via della carne, che a quanto pare è molto gustosa, ma penso eviterò per non vomitare. Ad oggi questi esseri sono in pericolo di estinzione. Molti enti cercano di tutelarli senza un gran successo perché nonostante il governo stesso li abbia dichiarati specie protetta, migliaia sono le rane esportate all'estero. Alcune persone ricche vogliono assolutamente assaggiarle e sentite bene tenerle come animali domestici. E io ancora una volta mi chiedo chi diavolo abbia il coraggio di tenere certi esseri in cattività. Pitone reticolato.
I pitoni reticolati diffusi nell'Asia sud-orientale sono tra i più grandi del mondo, insieme alle anaconde. Vivono in zone umide come le foreste pluviali, ma si possono trovare anche in laghetti poco profondi. A volte fanno i furbacchioni e si avvicinano nelle zone abitate, anzi, alcune volte vengono ritrovate pure nelle autostrade. Tra di loro comunque abbiamo quello più grosso in assoluto, in Malesia. È stato catturato vicino a un cantiere edile. Per ben 30 minuti i volontari e i soccorritori hanno cercato di liberarlo dalla zona in cui era incastrato. Non è stato assolutamente violento, anzi si è lasciato toccare senza problemi. Ovviamente se vedete un pitone non ci provate nemmeno a sfiorarlo. Questo è un caso a parte. Secondo i residenti locali pesa più di 250 kg ed è lungo circa 8 metri. Prima c'era un altro pitone tra i serpenti più grandi del mondo, un certo Medusa, che raggiungeva i 7,67 m di lunghezza ed è stato trovato in Missouri, negli Stati Uniti, nel 2011. Viste le dimensioni, questi animaletti si nutrono di una grande varietà di altri animali, non solo topi ma anche antilopi e coccodrilli. In rari casi sono stati ritrovati nel loro stomaco anche esseri umani. Alcuni casi lasciano veramente senza parole, ma questa è un'altra storia che magari potrei raccontare nel canale secondario, che dite? Con questo concludiamo. Se volete altre classifiche simili, allora mettete un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.